La nuova azione politica ed istituzionale di Forza Italia, il partito che è ancora totalmente gestito da Berlusconi, si ripresenta in Molise attraverso le parole e le spinte propulsive della sua vicepresidente dei senatori Paola Pelino. L'iniziativa a Termoli per incontrare il movimento regionale Forza Italia Giovani ed intraprendere la riorganizzazione del partito anche in direzione degli sviluppi futuri elettorali e di una legge che ne garantisca l'individuazione democratica dei parlamentari. Innanzitutto deve essere determinante come posizione nell'ambito del centrodestra e noi questo ce lo auguriamo, ma stiamo lavorando proprio per questo obiettivo. In vista oggi, poi, dopo le motivazioni che la Consulta ha dato, ci rendiamo conto che va fatta una legge elettorale che sia possibilmente più compatibile per le due Camere e proprio per non creare degli squilibri. E quindi lavoreremo sui territori come abbiamo sempre fatto, cercheremo anche di dare una sorta di informazione a un elettorato che oggi si vede un po' smarrito, anche perché il quadro politico in generale non dà l'idea di chiarezza. Abbiamo una sinistra che sappiamo sta soffrendo, il PD in questo momento sta vivendo un momento difficile, ecco. Noi come centrodestra aspettiamo anche Strasburgo per vedere la riabilitazione di Silvio Berlusconi e naturalmente immaginiamo che Silvio Berlusconi sia sempre il leader di questa grande coalizione di centrodestra. Il rapporto con Lega e Fratelli d'Italia, tranne diciamo alcuni punti che andrebbero smussati, per esempio noi non siamo anti-europeisti, mentre Salvini diciamo marca stretto su quell'aspetto. In generale vogliamo dare una riorganizzazione a livello nazionale politica proprio per dare governabilità a questo paese, perché sino ad oggi purtroppo, ahimè, governabilità non ce n'è.